Nella puntata di oggi, l'operazione di Eragon, la peritonite infettiva felina da coronavirus, nuovi giochi per l'attivazione mentale, una poesia per un gatto. Bentornati al TG degli animali. Inizio la puntata con ringraziare tutti voi che ci seguite appassionatamente, perché qualche giorno fa il nostro canale YouTube ha raggiunto le 100.000 visualizzazioni. Quindi continuate a seguirci numerosi, iniziamo subito con Eragon. Il drago barbuto, ve ne abbiamo parlato qualche settimana fa, aveva delle piccole masse sui piedi. La dottoressa Zambelli, arrivato l'esame citologico, prende i provvedimenti necessari. Ciao Simone, te lo ricordi Eragon, il drago barbuto a cui la scorsa volta avevamo fatto l'esame citologico? Beh, purtroppo non ci sono belle notizie. Le masse di Eragon sono delle neoplasie a carattere maligno e sono di derivazione del tessuto connettivo. Quindi procederemo adesso alla radiografia per vedere se ci siano eventuali metastasi presenti e dopo alla chirurgia con la spostazione di tutte le masse. Eccoci pronti per effettuare la radiografia. Eccoci qui, post chirurgia, sono state amputate, non so se si vedono bene, il secondo dito della zampa anteriore e il primo dito della zampa posteriore destra, povero Eragon. E adesso faremo la terapia antibiotica, antinfiammatoria e aspetteremo l'esame istologico che probabilmente ci confermerà quello citologico. E in bocca al lupo Eragon. Ciao Simone, alla prossima! Poesia per un gatto, è così che si intitola un pezzo di Vivian Lamarck. La sentiamo nel prossimo servizio di Agnese Spaziani. Sei quasi commovente quando mi segui per niente, quando ti sposti di stanza solo perché io mi sposto di stanza. Devi allora da capo cercare nuovo luogo e modo di fare ciambella, una nuova posizione. È questo il tuo discreto modo di dare dedizione. Il dottor Di Scipio ci parla di peritonite infettiva felina da coronavirus. Ciao Simone, oggi volevo parlarti della peritonite infettiva felina. È una malattia di cui ultimamente si è molto argomentato, soprattutto perché è sostenuta da un virus, in particolare da un coronavirus. Questo però non ha nulla a che vedere con il Covid-19, essendo specie specifico per il gatto e l'uomo non corre in questo caso alcun pericolo di contagio. I gatti più colpiti sono quelli superati i 3 anni di vita, ma il contagio avviene poco dopo le 9 settimane di vita, quando viene meno l'immunità passiva colostrale. Il gatto si infetta per via orale e da lì il virus dissemina a livello sistemico, guadagnando l'intero organismo e provocando un'importante reazione infiammatoria a livello vascolare. È una patologia su base immunomediata presente soprattutto nei gatti che coabitano e condividono ambienti comuni. La patologia clinica si ha quando il virus, che nella prima fase replica a livello enterico, dissemina nell'organismo e ad un certo punto muta, andando a dare una risposta immunitaria inappropriata. A livello clinico si hanno due forme: c'è la forma secca, con la presenza di granulomi a livello sistemico, soprattutto di occhio e sistema nervoso centrale, e la forma umida, alla quale si aggiungono dei tipici versamenti nelle cavità addominali e toraciche. La sintomatologia è molto specifica e va da dimagrimento, inappetenza, letargia, c'è una tipica ipertermia altalenante, in alcuni casi disturbi della vista e del comportamento e in altri casi la presenza di un addome teso e gonfio. La diagnosi non è mai clinica, ma solo ed esclusivamente laboratoristica.
Purtroppo alla diagnosi, la prognosi è già riservata e seguono dei periodi di più o meno remissione clinica altalenante fino all'exitus finale. Non esiste una terapia per questa patologia, ma solo delle terapie ancillari di sostegno che portano all'esito finale il gatto. Importanza quindi è la prevenzione che si può fare attraverso l'allontanamento precoce dei gattini dalle madri infette e dal controllo sierologico nel momento in cui eventuali animali vengono trasportati e spostati in ambienti comuni con altri gatti. E per oggi è tutto. Ciao Simone! Nel prossimo servizio l'educatrice Sofia ci fa vedere due giochi da fare in casa per l'attivazione mentale dei nostri cani. Ciao Simone, ciao a tutti. Molto spesso ci sentite parlare di quanto siano importanti i giochi di attivazione mentale. Ovviamente, ricordiamoci sempre abbinati anche all'attività sportiva, come le passeggiate, le corse ed altre attività ludiche. Quindi oggi ho pensato di farvi vedere due giochi che si possono fare semplicemente in casa con pochissimo materiale. Allora, innanzitutto partiamo con quello dei tre barattoli. Si possono usare dei barattolini, dei vasetti piuttosto che dei bicchieri di plastica. L'importante è che non siano troppo trasparenti e che quindi si veda il bocconcino che noi dopo andremo a nascondere sotto uno di questi, perché altrimenti il cane utilizzerà soltanto la vista e meno il fiuto, che è quello che noi vogliamo fargli utilizzare per appunto stancarlo anche mentalmente. Il secondo che ho realizzato è questo qua. È una semplice scatolina, io l'ho appoggiata su un pezzo di cartone, una semplice scatolina con eventualmente una vaniglia sopra che si apre da un lato. In questo caso noi all'interno andremo a mettere sempre il bocconcino e il cane dovrà riuscire a capire di alzarlo con il musetto piuttosto che magari prendere la maniglia in bocca ed alzarlo. L'importante è arrivare all'interno che quindi si prenda il bocconcino. Quindi ora con IBA, che è già qua pronta, vi facciamo vedere bene come funzionano. Ecco, avete visto IBA? Lei ci metteva anche poco tempo perché li conosce, perché la tengo molto allenata su questo. E questi due esercizi di attivazione mentale, ad esempio, sono quelli base, sono molto semplici, però sono quelli di partenza per qualsiasi cucciolo o comunque cane adulto che noi abbiamo in casa. Ricordiamoci che se vediamo che il cane dopo 2 minuti è comunque là ancora che ci gira intorno, che lo trova troppo difficile, un piccolo aiutino possiamo darglielo. Perché comunque dobbiamo ricordarci che qualsiasi attività deve finire in maniera positiva. Quindi, se vediamo che quello che noi gli proponiamo è troppo difficile per lui, la volta successiva andremo a fargli magari qualcosa di più semplice. Comunque, su questi non dovrebbero esserci grossi problemi, ecco, perché comunque con il fiuto e con l'intelligenza che tutti i nostri cani hanno ce la fanno benissimo sicuramente. Ecco, magari ne preparerò altri e in un'altra puntata ve li farò vedere, magari un po' più difficili. Ci vediamo alla prossima puntata di Vivi Bene con il tuo cane. Ciao! Questo era l'ultimo servizio. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube così da restare aggiornati sui nuovi video. Io vi do appuntamento alla prossima settimana. Buon weekend, arrivederci!